Signore, buongiorno. Buondì, vorrei mangiare. Cappuccino e brioche? No, vorrei pranzare. Primo, secondo, frutta e dolce. Ma come, sono le 7 del mattino. E allora, se io non comincio la giornata con una bella mangiata, non me ne va bene una. Va bene, accomodatevi. Parano con l'ast, mangia alle 7. Gennaro, svegli il cuoco che il signore tiene fame. Affrontiamo la giornata così, in campagna o in città, con la classica mangiata, ma sì, poi sarà quel che sarà. Pure consomme, soufflé con vignè e panini, 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 cotolè, carbonà, tutto ciò che ci sta, vino, rum, birra, fre, cognacchino e caffè. E poi, e poi, e poi, e poi, affrontiamo la giornata così, bella o brutta non si sa. Tu Gigi al gira, arrosto, griglia d'oro, trota blu. Affrontiamo la giornata così, in campagna o in città, con la classica mangiata, ma sì, poi sarà quel che sarà. Oh, molto bene, pendo dalle sue labbra, mi dica pure. Abbiamo delle ultime penne all'arrabbiata. Sarebbero? Alpini incavolati. No, no, vorrei qualcosa di più leggero. Fettuccine alla chitarra. E cosa sono? Canti popolari. No, 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 no. Sarde ripiene. Forse. Donne della Sardegna incinte. Neanche per idea. Finocchi al burro, omosessuali unti. Ma stiamo scherzando? Polpettone, teleromanza puntata. No, grazie. Spiedini con odori, piccoli piedi puzzoletti. Caffè corretto, bevanda educata. Vino moscato, frullato di mosche. E un bel semifreddo. Sarebbe a dire? Morto da poco. Senta, mi porti un bel bicchiere d'acqua. Liscio o inquinata? Per chi sa difendersi non è vita da cani. Facciamo i nostri piani tirandoci su. Un cervello sveglio, sai, può rendere di più. Si ragiona meglio a pancia piena, du du du. Effettivamente la mattina, se uno appena si sveglia, si fa un primo piatto, un secondo, una frutta, un dolce, il caffè, un amarino e magari un poco di formaggio e frutta secca, come fa a passare una brutta giornata? Affrontiamo la giornata così, in campagna o in città, al mare, al mare, con la classica mangiata, ma sì, poi sarà quel che sarà. Da essere. Affrontiamo la giornata così, bella o brutta non si sa. Ma chiamiamo l'ufficio meteorologico.